Rieccoci, purtroppo siamo arrivati alla fine della puntata, della bellissima puntata dell'Etiopia, della fantastica Etiopia, dove dobbiamo andare. Sì, ce lo siamo promessi, dobbiamo andare, andare sì. In Etiopia. Perché la cosa bella di cioè, che a me piace di questo programma è che ti impari un sacco di quelle cose, di tutti sì, i posti. Quando finisce il programma sembra quasi quando ritorni da una vacanza, esatto, capito? Che sì. Stai dispiaciuto. Sì. Che ti ricordi tutte le cose che hai fatto, che hai mangiato, che hai visto, quando in realtà sei qua dentro. Le frustate che hai preso. Che potenza. Le frustate che hai preso. Che potenza ha sto sud, ha la potenza di farvi girare per il mondo con una semplice connessione a internet. Un esattamente. Paio di i viaggioni si chiamano qui. Svarioni viaggioni. Adesso chiudiamo parlando di un italiano, è molto importante. Anzi due italiani in realtà. Di tre in realtà. In realtà di tre, esatto, se proviamo a essere precisi. Che sono Fabrizio Bosso e Luciano Biondini. Fabrizio Bosso che comunque abbiamo, cioè da precisare una cosuccia, che l'abbiamo anche, abbiamo una piccola intervista di Fabrizio Bosso sul nostro sito, perché è stato ospite al Caffè d'Ascoli a Cagnano, sì. E Radio Bonzo era partner appunto della serata. Va bene. Con Vamos, se non sbaglio, con Girotto. Sì. Bello, sì. Uno dei miei album preferiti suoi. Comunque, ci sta questo progetto che si chiama Musica per l'Etiopia, che è stato fatto proprio da Bosso e Biondini, dove portano la loro musica, che comunque è un progetto di solidarietà e beneficenza, e portano la loro musica e i loro concerti lì per le persone dell'Etiopia. E cioè poi come si chiamano gli abitanti dell'Etiopia? Etiopi. Sì. Io pensavo etiopesi, no? Bellissimo. Sono un etiopese. Non potevamo chiedere meglio. E perché tre persone? No, adesso fino a ora abbiamo nominate due. Perché tre? Perché oggi, come ben sapete, cade il compleanno di una persona molto importante, che è Lucio Dalla. Che ricordiamo, è scomparso un po' di tempo fa, inizio di maggio. Sì, primo marzo. Una colonna portante della musica italiana. Ma adesso ci è venuta a trovare Mamma Mulga. Mamma mia, ci è venuta a trovare anche Mamma Mulga. Ciao, che Mamma bello! Mulga. Lo voglio andare un super abbraccio. Perché? Che adesso lo omaggiamo con una versione proprio di Bosso e Biondini di un brano famosissimo, che è Balla Balla Ballerino, di Lucio Dalla. È anche una delle mie preferite. Anche delle mie, anche sì. Delle due. Testo fantastico, anche musica fantastica. E non potremmo chiudere al meglio. Ci ritroveremo mercoledì prossimo. Sempre alle 19, sempre su www.radiobonzo.it. Sempre Deborah, sempre Natalo Walker, Vito Secco, Gabriele, che ancora deve dare questo nome, ma nella prossima puntata lo scoprirete, perché o se lo do a lui o glielo diamo noi. La stregatta, che adesso sta a Roma, che salutiamo con un forte abbraccio. Potremmo fare un collegamento con la Dolorossa. La Dolorossa, ormai che è una adesso non ti... Io sono la sella, ancora non ho capito dove stai in questo momento. No, è a Napoli, Milano, Parigi, Napoli, tutte queste. Boh. Diciamo, è una trottola, come sei, come è sempre stata. Trottoli. Siamo un po' scemi, dovevamo finire oggi, perché certo. Sennò non abbiamo riso tanto. Volevamo chiudere con questa cosa emozionante del.
dell'omaggio a Lucio Dalla, invece Rotolino Rotolà. Ma anche che ridiamo Lucio Dalla, sì, sicuramente ci sta ascoltando. Poi in realtà è stata anche una puntata piuttosto seria, abbiamo declinato poco. Molto informativa, molto Alpi Tour. Comunque il top l'abbiamo raggiunto in Colombia, vogliamo ricordarlo. Mamma, perché... la pacca di poco da arrivare, cioè proprio una chicca di sto sud del 2014-2015. Ma penso che c'era 2015, comunque. Sì. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, invece con me ci rivediamo domenica o intorno alle 23 con la Top Bonzo Selection. Ascoltate le canzoni, cliccate e niente, buona serata e fra poco ci vediamo con fra il rumore di un libro. Esattamente, l'avventura il rumore di un libro. Livelli, ciao, ciao. Bye. Ciao Lucio Dalla. Ciao.